oggi tratteremo il tema dei linguaggi e strumenti nella comunicazione sportiva al tempo del digitale. Io ritengo che la formazione sia importante in una stagione così delicata per la nostra professione. La categoria di giornalisti deve dimostrare agli editori di avere una grande professionalità, una grande preparazione. Questa è una delle 105 accademie che L'Oréal ha sparse nel mondo. A Roma abbiamo una peculiarità, è forse l'accademia più bella che abbiamo, e quindi la volontà è quella di aprire le porte del nostro mondo, e anche questo incontro fa parte della nostra volontà di investire sul territorio romano per poter raccontare tutto quello che riguarda il nostro universo direttamente a voi. La pratica sportiva, la domanda di sport si sta costantemente modificando, perché comunque i cittadini, al netto che siano più o meno, quanto di più o quanto meno, attraverso le federazioni, gli enti di promozione sportiva, organismi diciamo privati, organizzatori e quant'altro, di discipline sportive o di altro, hanno ormai, come dire, acquisito culturalmente il rapporto tra la pratica sportiva, l'esercizio fisico e il benessere. Ci siamo fatti delle domande insieme alla WISP, insieme all'Ordine, ovvero di come cambiano i linguaggi e gli strumenti della comunicazione sportiva con l'avvento del digitale. Questa formazione ha uno scopo e servito a ristabilire il confronto della categoria tra noi, a ridonare, a dare un'occasione di appartenenza. Il giornalismo è il racconto di persone e di storie. Troppi pochi di noi raccontano storie. Oggi i diritti del calcio sono diritti che hanno due mercati, un mercato domestico e un mercato internazionale. La rete invece apre questo obiettivo, apre la possibilità che grandi player internazionali possano acquisire i diritti worldwide. Qualche tempo fa noi parlavamo di sport d'élite, vi ricordate? Ormai sport d'élite, diciamo, questa popolarizzazione dello sport, della quale abbiamo anche la WISP, ma non solo la WISP, dei coraggiosi interpreti, fa sì che lo sport sia entrato nello stile di vita di ciascuno, e diventi sempre di più cultura e sempre di più educazione. Noi dobbiamo difendere la fisicità del nostro lavoro, e fisicità significa naturalmente sporcarsi tra virgolette in vari luoghi, sulla rete certo, sui social certo, ma anche una fisicità nel quotidiano. Il mezzo più antico, la radio, che è nato nel 1934, come sapete, si sta dimostrando anche il più duttile e il più sensibile al nuovo, anche perché non ha bisogno, come dicevo, di un pubblico stanziale obbligato a stare seduto su un divano. La radio si può ascoltare anche facendo altro. Se vogliamo essere connessi con il mondo e fare quello che dobbiamo fare, muoverci, lavorare, abbiamo un mezzo, fondamentalmente uno: la radio accesa. Con la radio si può raccontare lo sport attraverso le persone che ci vanno allo stadio. SMOS sta per Social Media Official Supporter, sono dei tifosi, noi li chiamiamo i tifosi speciali, che hanno la possibilità di raccontare la loro vita di tifosi sui canali ufficiali della Lega Calcio. La cosiddetta rivoluzione digitale, che ha abbattuto qualunque confine, che ha travolto qualunque certezza che avevamo fino ad oggi. Cioè, qual è la vera novità? L'abbiamo visto due minuti fa, che c'è un sacco di gente che produce cose. Quindi la concorrenza per la Gazzetta dello Sport, per Repubblica, per Corriere dello Sport, non è tra i giornali, è tra il mondo dell'informazione e il resto di quello che una volta era il pubblico e che adesso è uno straordinario produttore di contenuti. Quando abbiamo iniziato, fino a poco tempo fa, parliamo anche di 2-3 anni fa, il panorama italiano, anche online, non era ricchissimo di offerta di tipo appunto sia di long form che di statistiche che di tattica. Io volevo parlare del calcio che guardavo, dei giocatori anche di cui parlavo banalmente con gli amici. Durante quest'anno abbiamo portato avanti il lavoro quotidiano che avevamo già cominciato pubblicando inizialmente un articolo al giorno, che adesso sono diventati due, se non nei giorni migliori tre. E fondamentalmente facciamo approfondimenti tattici, tecnici, statistici e anche pezzi più letterari, storie di giocatori, eccetera, eccetera. L'attualità, l'aggiornamento di interazione fondamentale
molti hanno parlato del linguaggio, e poi ovviamente l'uso dell'iconografia, delle immagini, tutto questo in un blog lo fa una persona sola, non c'è redazione, non c'è collettivo di lavoro, è estremamente personale. Uno dei più grandi imprenditori giocoforza dell'informazione sportiva non è italiano, ma è Murdoch. In questo caso parlo del giovane James Murdoch. Ha parlato di chiarezza, facilità di accesso e rapidità come le caratteristiche di base del giornalismo online.